bomba la lancia questo famoso Carluti, che è come fosse Cristo, cioè è l'incarnazione terrena del dio Sire, del signore dell'ira, che si era proprio, che è cattivo, lui è cattivo di natura sua, non c'entra, capito, che qualcuno l'ha fatto incazzare, lui è proprio cattivo, e infatti lui lo dice, è cattivo, lo vedi da questo, da Giobbe, da questo e quell'altro, proprio è cattivo. Noi siamo governati da un Dio cattivo, che lui vuole, che lo obbedisce sempre, deve obbedire a tutti i costi. Infatti, se tu leggi le cose, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Certo. come in cielo, così in terra. Dacci oggi, facci sta carità, dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, no, quella cosa peggio, non ci indurre in tentazione, che cazzo. Tu non hai Ma capito. l'hanno tolta adesso, Ma tu lo sai che adesso l'ha levato il no? Papa, perché Maria Luisa mi ha detto, hai visto, l'ha fatto il Papa quello che dicevi tu, perché diceva, oh, tu le tentazioni è troppo, ecco. E voi vogliamo dirne un'altra, perché questi deficienti che hanno scritto queste preghiere non sanno manco di che cosa. Allora, io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore, Signore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico figliolo, nostro Signore, no, ed in Gesù Cristo, suo unico figliolo. Allora, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e seppellito, discese all'inferno, il terzo giorno suscitò da morte. È tutta la storia, praticamente, Adesso sì, riassunto. adesso però siede alla destra di Certo. Dio Padre, quindi questo figlio non è simbolico, è proprio vero, in carne e ossa, sta lì, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, al di là di giudicare i vivi e i morti, ha capito? Lui sta là per giudicare i vivi e i morti, non sta là per, come dire, non lo ove. Queste preghiere, ma chi le avrà scritte? Poi l'Ave Maria è peggio, perché Ave Maria, piena di grazie, tutto un genuflettersi, un di ma quanto siete belli, quanto siete buoni, preghiere terribili. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, ok. Tu sei benedetta fra le donne, ok. Come riconosci, tu sei bello, cioè l'occhio è così, quanto ti sto, come dal liscio. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, guai se non siamo peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, così sia, ma che allegria però. E così, quella. Ma che c'entrava col romanzo di La peggio Dick? di tutto poi è l'atto di dolore, il peggio. Diceva Biagi, mi stavo per morire, ho detto l'atto di dolore a Biagi, ma che cazzo sai? Allora, atto di dolore. Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati. Ah, aspetta che me la ricordo. Peccato, non me la ricordo, perché è terribile. O è un incenso continuo, è un dire che siamo proprio una merda, che siamo. È una cosa. Eppure c'è gente che, come mantra, sto Ave Maria, piena di grazie, Ave Maria, piena di grazie. E il Papa, il quale tu pensi che sia una persona, che era un simbolo, che prende il bambinello e lo bacia proprio lì vicino al pipì e di lato, no? Tra il bacio e il bambinello di gesso, là, era un bacio, era un bacio.